Se lo dammo Gesù Cristo. Voglio ringraziare innanzitutto tutti quanti voi, Don Antonio Figone, Don Antonio Scarano, Don Luigi Silvestri, Don Fabian, che ci è venuto a trovare, il Diacono Attimo, che stanno concelebrando con me e con voi questa Santa Eucaristia. Fratelli e sorelle, mi sono chiesto che cosa bisogna dire di Maria, della Vergine Maria. Sapete, noi tutti quanti abbiamo bisogno di vedere Dio. Lo vogliamo ardentemente. Se c'è un motivo per andare in chiesa, è uno solo, è soltanto per incontrarsi con Cristo. Noi lo incontriamo nell'Eucaristia, nella parola che spezziamo, che è una cosa bellissima. Però a volte, sapete, ci viene un po' difficile pensare, perché Gesù 2000 anni fa c'era, adesso è in modo sacramentale, però ci viene a volte un po' difficile capire l'amore di Dio. Allora mi sono chiesto questo, dico, come è possibile sperimentare l'amore di Dio? Guardate, io penso che qualcuno purtroppo ha l'esperienza di aver perso una madre da piccolino, no? Per esempio mia mamma aveva 3 anni quando è morta la mamma, non sa che cosa significa un abbraccio di madre, sa della nonna, delle nonne, di una zia, di una parente, ma non l'abbraccio di una madre, sia purtroppo chi ha fatto questa esperienza da piccolino o da piccolina. E desidera tanto, guardate, si può essere abbracciati anche da un padre, ma come ti abbraccia una madre, ma come ti stringe una madre, come ti ama una madre, è unico. E allora io mi sono sempre chiesto questa cosa, ho detto, Signore, tu come ami? E noi dobbiamo guardare la croce, perché lì vediamo l'abbraccio di Dio. Però sapete, noi vogliamo sperimentarlo ancora meglio, come figli, non soltanto come persone amate, ma vogliamo una specificità, cioè come figli. Allora, io ho detto questo, teologicamente sicuramente non sto dicendo una parola corretta, e i miei confratelli mi perdonino, ma io sono convinto di una cosa, che Dio abbraccia come madre. Dio abbraccia come madre tenerissima, come? Ecco la Vergine Maria. Ecco la Vergine Maria. Noi abbiamo la grazia di avere una città, un paese che ha come patrona, signora, e oserei dire, perché sembra sempre distante quando noi diciamo patrona, sembra come madre, Maria Santissima. E allora, quando il giovedì della festa scende, è come se l'amore di Dio dicesse: tu vuoi sentire il mio abbraccio materno? Eccomi attraverso Maria, tua madre. Adesso, tra poco, dopo la Santa Messa, noi veniamo vicina, la veneriamo con dei gesti, mandandogli baci. Perché? Perché non è soltanto una statua, ma rappresenta la Vergine Maria, la Madre di Gesù, e permettetemi di dire, rappresenta l'amore materno di Dio. E l'amore materno di Dio noi lo possiamo sperimentare, chi ha avuto la grazia di avere una madre che ci ha amato, perché purtroppo, ma sono mosche bianche, c'è anche qualche madre che purtroppo, ma sono proprio rarissime, rarissime. Ma una madre, siamo tutti quanti figli, questo non ci piove. Siamo tutti, San Giunello e Banco, no, siamo tutti quanti figli, no, quando una madre ti abbraccia, ti vuole bene, ti ama, è unico, tu ti senti protetto perché tu sei qualcosa che è uscito da lei, tutto il mondo ti potrebbe andare contro, tu potresti essere per il mondo il più cattivo dei cattivi, ma per tua madre tu sei il figlio amato, sei unico e irripetibile. E guardate, anche quando si hanno 4, 5, un tempo si diceva 10 figli, bene, ognuno, e questo ne sono convinto.
Cristo, ognuno è unico davanti alla propria madre, e se la madre usa la saggezza dell'amore di Dio, fa capire l'unicità del bene che vuole a quel figlio, a quella figlia. E allora noi oggi, fratelli e sorelle, quando Maria scende, la madre di Gesù, la madre di Dio, la Theotokos, dicono i padri della Chiesa, quando scende, è vero, siamo tutti figli, ma ognuno di noi deve dire, senza ombra di dubbio, Maria è scesa per me, perché mi è madre. Specialmente chi ha perso una madre, adesso avverte ancora di più, sia l'abbraccio di Dio come madre, ma sia l'abbraccio di Dio, scusatemi, l'abbraccio della propria madre. A chi è che non manca, se già la mamma sta nei cieli, a chi è che non manca l'abbraccio di una mamma? Se parlate con una donna di 87 e gli dicessimo, Giulinelli, vuoi abbracciare tua madre? Lei dirà subito, 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 l'amore, l'amore fra una madre e un figlio non ha confini, non ha età, non ha tempo. E allora, fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore, ringraziamo il Signore perché Maria ci appartiene. Maria è l'abbraccio di Dio. Signore, Dio mio, Gesù Cristo, bene, dopo i sacramenti, che è il culmine di tutto l'Eucaristia, noi abbiamo l'abbraccio, la tenerezza, la carezza di questa madre. A volte lo dico spesso, no? All'inizio, quando sono venuto il 2014, molti dicevano, vedo la Madonna di Casandrino sorridere o non sorridere, arrossire, così, la sento vicino. Vedo che tante persone che vengono anche a portare le offerte dicono no, no, dobbiamo andare, perché l'amore di madre ci chiama, cioè l'amore di figli ci chiama ad andare verso questa madre. E io non riuscivo a capire, poi ho capito fratelli e sorelle, sapete, questa grande devozione, questa grande venerazione che noi abbiamo per la Madonna di Casandrino, che è unica anche nel suo genere. Guardate, adesso si stanno preparando i fiori, tra oggi, domani, tra sabato, bene, questa chiesa diventerà profumata, profumata. Di solito sapete, e chiudo, di solito sapete, quando una donna o un uomo mette un profumo buono, arriva prima il profumo e poi la persona. E noi diciamo sta venendo quella persona. Nella festa di Casandrino, scende prima la Madonna e poi vengono i fiori che sono profumati. Sapete che cosa significa? Significa che non è una giunta messa come noi mettiamo il profumo, ma è lei che profuma la vita. È lei che profuma tutto. E allora ringraziamo il Signore, non mi voglio dilungare, sapete, porto la nomea di essere passino ma lunghino, non so. Come scegliere così. Comunque, ringraziamo il Signore, prepariamoci a questa festa, ci saranno tanti momenti belli, il momento di oggi, la messa domani sia al cimitero e sia la sera per tutti coloro che si sono occupati della festa. Sabato e domenica usciamo con la processione dove questa nostra madre va girando in tutte le strade di questo paese per dire io ci sono, non temere, non temere. 366 volte c'è questo termine, non temere, non avere paura, nella Sacra Scrittura, per dire che Dio dice io sto sempre con te, attraverso il cuore di questa madre, e uscirà, e noi la ringrazieremo perché ancora un anno, nonostante le grandi difficoltà sia a livello mondiale, ma anche a livello locale, anche a livello familiare e personale, ci sono nella vita. Noi siamo sicuri, o madre, che tu sei il porto sicuro, tu sei l'abbraccio sicuro, tu sei veramente colei dove noi possiamo riposare,
possiamo riprendere la speranza, possiamo dire c'ho una madre che mi sostiene. Qualcuno diceva per i maschietti, ma noi lo possiamo dire per ogni essere umano. Dove c'è un grande uomo, dietro c'è sempre una grande donna. Dove c'è Gesù Cristo, dietro Gesù Cristo c'è sempre la Vergine Maria. Dove c'è ognuno di noi, dietro di noi c'è sempre la nostra mamma terrena, ma dopo di lei, o prima di lei forse, c'è sempre la nostra mamma celeste, che ci accompagna con mano in questa vita. Avete sentito che è venuto a mancare un giovane di 47 anni, Antimo, un bravissimo ragazzo, papà, così domani abbiamo l'esempio, preghiamo anche per lui, è morto nel giorno in cui la Madonna è scesa, io domani lo dirò dall'altare, l'è venuto a prendere, perché noi cristiani non abbiamo paura della morte, sorella morte, e sappiamo che specialmente quando capita in queste occasioni dove la Madonna, o qualche santo, bene, la Madonna scende, possiamo dire, domani lo dirò dall'altare, Antimo è venuto a prendere in questo giorno, in questa settimana, per farti godere la festa da un'altra prospettiva, Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore, lunedì ci sarà anche un momento di festa la sera, così ci rilasseremo, e poi anche mercoledì il grande rosario, venite, cioè, tempo per venire, perché è un po' ballerino questo tempo, preciso pomeriggio, piove, preciso. Ieri mi sono addormentato alle 4, mi sono svegliato alle 5, ho acceso un po' Facebook, come fanno tutti, ho visto Venezia a casa mia. Ho detto, che succede? Un'ora possono cambiare, un'ora qui ci possono cambiare le cose. Ho detto, ma che è successo? E comunque il Signore ci aiuterà. Mercoledì il grande rosario, venite, la Madonna uscirà di nuovo. E noi con lei, a lei, pregheremo il Signore Gesù per tutte le nostre situazioni, per le grazie anche ricevute, perché dobbiamo ringraziare. E poi salirà la Madonna, ma non è finita qua, ve lo ricordo, c'è scritto sul programma, il 12 settembre, adesso non ricordo l'orario di sera, non lo ricordo, c'è la Santa Messa, subito dopo la Santa Messa la Madonna ci ha fatto un regalo l'anno scorso, ce lo farà anche adesso, con il suo manto, ci proteggerà anche come famiglia, verremo qui e indosseremo per una frazione di secondo il manto, e quel manto sapete che cosa significa? Permettetemi di usare delle parole che vengono da Cambridge, da Oxford, viene qua, core mamma sua, ci abbraccia, o sicuramente, o chi viene in famiglia per qualche secondo, e noi diciamo, ci sentiamo tuoi figli, protetti e amati. Sia lodato Gesù Cristo.